Sin da quando è stato istituito, si sa che il reddito di cittadinanza non è nato per rimanere un sussidio economico fine a se stesso. L'obiettivo della misura, introdotta dal primo governo Conte, infatti, è sì quello di garantire un'entrata mensile agli italiani meno abbienti, ma soprattutto di aiutarli nella ricerca di un'occupazione. Il reddito di cittadinanza è una misura che è partita lo scorso aprile. Per quanto riguarda la parte legata alla ricollocazione al lavoro, invece le assunzioni sono state fatte nel mese di settembre per quanto riguarda i navigator. Dati ufficiali ce ne sono da qualche giorno da parte delle regioni, non sono soddisfacenti perché ovviamente è poco che è partita la misura per quanto riguarda la ricollocazione. È proprio nella fase 2, cioè l'inserimento nel mondo del lavoro, che il meccanismo sembra essersi inceppato. Su 1,5 milioni di domande presentate per avere il reddito o la pensione di cittadinanza, sono dati IMSS, al momento a percepire il reddito sono in 825.000 e, secondo un primo monitoraggio diffuso dalle regioni dopo un incontro con il ministro del lavoro Catalfo, solo 200.000 persone sono state convocate dai centri per l'impiego. Un terzo di queste non si sono presentate, dunque i colloqui effettuati sono stati appena 70.000 e ancora meno, 50.000, i patti per il lavoro sottoscritti, ossia circa il 6%. Ecco che a 6 mesi dall'avvio della misura voluta dall'esecutivo giallo-verde le cose non funzionano come dovrebbero anche dal punto di vista burocratico e tecnologico. Si attende infatti che l'INPS pubblichi il modulo necessario ai datori di lavoro per ricevere l'incentivo fiscale promesso a chi assume i beneficiari del reddito. Inoltre, dal portale dell'Agenzia delle Politiche Attive del Lavoro, nato per consentire l'incrocio fra domanda e offerta, emerge un forte divario. I curricula caricati sono oltre 100.000, le posizioni lavorative disponibili neanche 9.000.